Salve a tutti amici YouTube, qui MikiPerfect96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenterò una decklist, diciamo, del mio mazzo di punta, dove, per l'appunto, come già ben sapete dai miei precedenti video, si tratta del mazzo Arpia. Non ho fatto granché di modifiche, però diciamo così mi gira bene, l'ho testata, insomma. Va tutto bene. Allora, partirei dalla lista che è composta dalle classiche tre incarnatrici Arpia. Scusate, ma un po' di mal di gola. Tre Dancer. Quindi danzatrice Arpia. Tre Regine. Aspetta che le metto un po' più su così si vedono. Due Cyber Arpi Lady. Che si tirano di Hysteric Sign prendendo Egotist e anche perché comunque è ottima per fare dei rank 4 quando ti fanno Breakthrough su Channeler, può essere buono portare dentro Lady comunque per tirare un rango 4 ugualmente da fare un bel Chidori che comunque se l'oppo tenta di fartelo fuori comunque riesce comunque a cavarlo. Due Monk Mono Arpi Lady 1 Zero Fine, scusate, Zephyros, scusate, Zero Fine. Zephyros fortissimo per rimbalzare carte come Fiendish, Hysteric Party, anche Hysteric Sign quando c'hai Phoenix Wind Blast sotto, rimbalzi Zephyros, c'è già uno scartino, lo scartino. Poi Mono Arpi Dragon. Veniamo alle spell che sono 3 Sign, questa è la carta più forte del mazzo perché, cioè, diciamo, ha da Egotist. Poi, quando va al cimitero, parte da mano o terreno, va al cimitero. Nell'end di quel turno ha di 3, però non puoi attivare l'effetto di dare Egotist nello stesso turno. Tripla lancia, davvero fortissima da fare su Channeler o Dancer quando è schierato l'oppo sotto. È capace di farti fare anche un meno 4 all'oppo scombando con Channeler il terreno di caccia. Veramente dei meno 3 meno 4 sta carta li può far fare tranquillamente grazie all'Arping Ground che è una cosa spettacolare. Due terreni perché comunque sono pesanti. Non ci starebbe male il terzo perché comunque si può scartare di Channeler però non c'ho lo slot, gioco già abbastanza carte. Dovrei calare di qualche carta perché credo di giocare a 42. Credo di giocare a 42. Perché veramente ogni carta mi è sembrata utile. Ho dovuto aumentare un po' le trappole per clipot e stronzate varie. Il vento divino invece è monopair perché vento divino della Valle delle Nebbie è fortissimo con Dancer. Ci scombi da morire con Channeler quando scarti entra Dancer. Rimbalzi Dancer entra un altro, entra Dancer. Veramente sta carta è a uno. Perché c'è l'FTK delle arpie, ma se fosse a, diciamo anche a 3, la giocherei anche a 2 sta carta, trovandoci lo spazio. Mono Egotist, perché comunque è recuperabile di Hysteric Sign. Mono Soul Charge, per finire le magie. Mono Soul Charge, vabbè, si capisce, insomma. Le trappole, abbiamo tre feste delle arpie. Tre catene demoniache che sono veramente fortissime, una cosa assurda. Due Phoenix Wind Blast perché comunque facilmente si potrebbe giocare anche a 3, ma 3 è pesante, ragazzi, ve lo dico subito. Perché se voi diciamo che Arpia facilmente perde carte in mano. Perde le carte in mano, quindi rischia di rimanere con 0, quindi diciamo abbastanza pericoloso. Però può essere buono per scartare appunto l'Hysteric Sign a dare 3 in hand, ma non solo, perché rimettere in cima al deck qualcosa può essere davvero forte, al momento giusto può far fuori davvero tutto. Poi, doppia Breathrog è fortissima, la gioco semplicemente perché è buon target anche da rimuovere al cimitero, la puoi attivare di più. Solamente che girano molte trap stun, devo dire. Non me ne sono mai beccata in faccia, devo essere sincero, però
Quando però Divinda te lo trovi sul terreno, te la rimuovi, gli neghi l'effetto, cioè davvero non puoi dire di no a una carta del genere. Poi doppio corno, fortissimissima missima, perché in TCG questa carta nega l'intera evocazione Pendulum, cosa che in OCG non succede. Questo è buono per noi perché con corno possiamo negare tutto, però sì, nel caso non è male per Synchro, per Xyz così in generale, però per Clipot credo che sia buono portarla a 2, dato che non ho le Time Space che giocare molto volentieri. Poi per finire, come trappole staple abbiamo Warning, Bottomless e Compulsory, che vabbè non hanno bisogno di spiegazioni. Veniamo all'extra, che è composto da ovviamente 15 carte, l'ho rifatto tutto dal momento che... Oddio, ho dimenticato un mostro, aspettate. 15... No, ok. Allora, ranghi 7, Kosako e Big Eye, sempre. 201, questi qui servono sempre. Cioè, è una carta troppo forte. Un mazzo rango 4 come questo, che ha un reborn che è capace di spammarti 5 mostri, il secondo 101 può starci. Anche se giochi Castle, perché comunque sposti. Perché comunque, essendo un 2100, comunque grosso. Più grosso che comunque. Picchia duro e fa da maestro, cioè si protegge dalla distruzione ed è un bittone da 2100. A me piacciono troppo, sinceramente. Potrei giocare anche, non lo so, potrei giocare anche Black Sheep, però Black Sheep non mi piace più dal momento che comunque sta sotto a Vinda e le mani non ci sono più in giro. Doppio Chidori, carta OP del mazzo, questa carta è capace di veramente rompere il cazzo in una maniera bestiale, rimette sotto una settata senza fare niente, basta evocarla, stacchi uno, rimbalzi e metti in cima una carta scoperta, davvero bestiale come carta. Fantasmino e il drago delle arpie perché attacca diretto, ci può stare il numero 82, però questa qui fa entrare le arpie senza che gli si possa fare niente, però ci potrebbe stare anche il numero 82, lo gioco essenzialmente anche per quel motivo lì. Oppure quando l'op è schierato, questo qua picchia diretto è l'unica via. Dweller, Rapsodia, che dato che l'op soffre, nel senso questo mazzo soffre carte come killer, per esempio, perché non riesce a tirarli giù. E comunque Rapsodia pompa. Anche perché non ho il Dark Xyz Rebellion Dragon, dal momento che, come ben sapete, non compro più nulla. Quindi ovviamente se non avessi... Giocherei Dark Rebellion al posto di questo se ce l'avessi. Direwolf, Zero Fine, fortissima. Cowboy, Laval Valchain, Castle e Djinn, Drago Regina. Questa carta è molto utile perché ti permette di evocare un drago dal tuo cimitero, specialmente sul tuo terreno in difesa. Questa carta è capace di farti giocare sempre i ranghi 7, dal momento che se lo peschi in mano, Orpi Dragon, ti inibisci già due carte nell'extra. E con Arpi Dragon in mano e Monk più magia, puoi partire di Djinn Drago Regina più Kosako, quindi non è male come starter, anche se la mano magari non è proprio buonissima, però Djinn Drago Regina chiaramente ti fa scombare perché fa pompare le channel fino a 7, quindi puoi exitare anche due channeler per tenerti il draghetto così. E niente ragazzi, questa era la decklist, sfondatela di like, ci vediamo al prossimo video che ho fatto in collaborazione con qualcuno, con degli altri utenti. E poi volevo anche dirvi che farò un video su come prepararsi un po' un torneo, i miei consigli che mi è stato chiesto da un mio utente, da un utente che me l'ha chiesto, dal momento che l'ho fatto, approfitto per farlo. Da MickeyPerfect96 è tutto, ci si vede al prossimo video, un saluto a tutti quanti voi, bella!